Ho Chi Minh City è un formicaio di 6 milioni di vietnamiti perennemente in movimento. Nel centro della città, questo edificio è meta di una processione continua. Qui ci si organizza per sconfiggere la malnutrizione dei bambini. Nel 1989, quando il centro di nutrizione infantile della città di Ho Chi Minh muoveva i primi passi, il Vietnam era fra i paesi più colpiti al mondo dalla malnutrizione. In questi anni l'economia del paese è cresciuta e il Vietnam è uscito dall'isolamento internazionale. In 10 anni, con l'aiuto del CESVI, anche il centro di nutrizione è cresciuto di almeno 10 volte. La malnutrizione, che colpisce ancora il 40% dei bambini, potrà essere sconfitta in Vietnam anche grazie a questa organizzazione nata per assistere proprio i bambini, curandoli, alimentandoli di ciò che manca loro, istruendo le famiglie per una dieta sana e corretta, ricercando e sperimentando prodotti sempre nuovi e alla portata di tutti, producendoli direttamente e provvedendo a distribuirli. E tutto questo succede proprio qui, in questo dedalo di corridoi e salette. Ci guida nella visita la direttrice del centro, la dottoressa Ung. Ogni giorno riceviamo dai 300 ai 400 pazienti, tutti bambini, e per prima cosa li registriamo. Misurare l'altezza e il peso di ciascun bambino è molto importante per calcolare il grado di malnutrizione e procedere quindi in modo specifico. La tappa successiva è una visita medica completa. La direttrice ci informa che rispetto ai quasi 10.000 pazienti dell'inizio, nel 1998 sono stati assistiti 113.400 bambini, sia nel centro stesso, sia nei villaggi più sperduti in tutto il sud del Vietnam. Questa è la sala delle vaccinazioni che abbiamo aggiunto solo di recente per agevolare le mamme. In questo modo, con un solo viaggio, possono sapere come stanno i loro bambini, farli visitare e vaccinare. Nello stesso centro vengono organizzati corsi di cucina dove le madri imparano praticamente in prima persona l'igiene e l'alimentazione equilibrata utilizzando ingredienti di uso comune e poco costosi. Qui possono imparare perché sono seguite dal nostro personale a cui possono fare domande e alla fine i bambini assaggiano i cibi preparati per loro. Il centro è inoltre provvisto di una farmacia dove si possono acquistare medicinali e integratori alimentari. A chi non può permettersi questo tipo di spesa, i prodotti vengono dati gratuitamente. Con l'aiuto del CESVI, il centro ha ideato e prodotto campagne di educazione della popolazione nelle scuole e sui mass media. E il centro si rivolge anche al mondo accademico e al personale sanitario degli ospedali e degli ambulatori decentrati. Nel solo 1998 si sono tenuti infatti 18 corsi in malnutrizione clinica e comunitaria per 1.230 partecipanti. Nel cortile sul retro del centro, sotto questa copertura, viene coltivata l'alga spirulina. La copertura è opera di un ingegnere italiano, un volontario del CESVI, che per anni ha dedicato le sue vacanze estive allo sviluppo del centro vietnamita. Grazie alle sue innovazioni, la produzione di spirulina è più che raddoppiata. La raccolta della spirulina è giornaliera. La spirulina è una microalga ad alto contenuto di proteine, facilmente assimilabili, di aminoacidi, di vitamine del gruppo B, di provitamina A, di vitamine E, H, PP, di sali minerali, di acidi e grassi. Mescoliamo la spirulina fresca con il riso per preparare differenti tipi di prodotti.
Uno dei prodotti di punta del centro è l'Enalac, una miscela di riso, soia, sesamo, patate dolci e spirulina che dopo la cottura viene ridotto in polvere. Dopo il raffreddamento la polvere viene impacchettata. Ogni pacco contiene 250 grammi di polvere che diluita in un litro di acqua fornisce 1000 kcal. Il suo utilizzo è quindi molto semplice sia per i dottori che per i pazienti. L'Enalac è il primo ritrovato realizzato in Vietnam per la somministrazione in via parenterale e per questo viene utilizzato in 15 ospedali. Nel 1998 sono state prodotte più di 300.000 confezioni da 250 grammi. Costante e vivace è l'attività di ricerca di nuovi prodotti dietetici. Si sta lavorando per esempio alla formulazione di alimenti fortificati per donne incinte e neonati e non si tralascia di studiare le abitudini alimentari della popolazione. Attualmente vi sono 4 ricerche in corso. In totale prepariamo più di 20 prodotti. Molto conosciuto è il riso Lac, una farina di riso per le pappe dei bambini integrate con soia, vitamine e spirulina. E poi ci sono le pentavitamine, che contengono 5 tipi di vitamine. Sono caramelle a forma di animali, molto gradite ai bambini. 500 tonnellate di alimenti integrati prodotti in un anno fanno del centro una grande realtà non solo nella formazione e nell'assistenza sanitaria, ma anche sul piano della produzione. Ecco perché il CESVI ne vuole fare un'esperienza pilota per tutti i paesi colpiti dalla fame e dalla malnutrizione. Così è nata l'idea di inviare dal Vietnam gli integratori alimentari in aiuto ai bambini nordcoreani a rischio di morte per la carestia. Finora ne sono state distribuite agli asili della Corea del Nord ben 148 tonnellate, con un triplo vantaggio. La spedizione è più economica. Gli alimenti di gusto orientale sono migliori sul piano nutritivo delle speciali gallette inviate dall'Europa. Il centro si è ulteriormente sviluppato in una delle aree del pianeta più colpite dalla fame e dalla malnutrizione. Abbiamo preparato 4 confezioni differenti a seconda dell'età. Per esempio questa è per i bambini al di sotto di un anno di età e contiene 1000 calorie per un giorno. Le istruzioni per l'utilizzo sono sia in inglese che in coreano. Nella Corea del Nord, isolata e blindata da ogni intervento dall'esterno, questi pacchi sono diventati tanti volantini della solidarietà. Per dare più forza al centro vietnamita, il CESVI in Italia ha lanciato una scommessa. Una campagna di raccolta fondi che non fa leva sul pietismo o sui sensi di colpa. È uno spot di 30 secondi che mostra la denutrizione infantile non con le immagini di corpicini scheletrici, ma con i bambini che mangiano. Perché è così che si vince la fame. In questo film si parla della fame, ma la fame non si vede. Questo è il centro di nutrizione infantile sviluppato con il nostro aiuto in Vietnam. E funziona così bene che oggi questo centro produce anche gli aiuti alimentari per i bambini in Corea del Nord. Chiama il CESVI all'800-036-036 e con un solo aiuto oggi aiuti i bambini in Corea del Nord aiutando i bambini in Vietnam. E se in questo film la fame non l'hai vista, è perché la fame ha paura di noi.